Per rappresentare la gentilezza a scuola, la maestra ci ha consigliato di dipingere un quadro su quello che per noi era la gentilezza. E vediamo il tuo. Il mio è questo. Due mani che stringono un cuore. Sì. E poi c'è una frase. La frase è: la gentilezza è nel cuore di ognuno di noi. La gentilezza è un dono del cuore che fa venire sempre il buon umore. Un piccolo aiuto con simpatia può diventare una grande allegria. Se atti gentili sei pronto a mostrare, la scortesia può finalmente terminare. E se l'inciviltà non terminerà, sarà la gentilezza che comunque ripagherà. La gentilezza è una pratica di attenzione e di buone maniere che rende migliori noi e gli altri. Per questo dovrebbe essere celebrato ogni giorno. Le parole gentili sono: per favore, grazie, prego, scusa, buonanotte, buon appetito, buona serata e buongiorno. Secondo noi la gentilezza non è una cosa complicata, ma è fatta da gesti semplici, come ad esempio darsi un abbraccio, essere amici, leggere un libro insieme. E quindi non sono cose complicate, ma un gesto quotidiano fatto da affetto. Ed è stato sorprendente vedere quanti pensieri, quante emozioni traboccavano nelle lettere, nei pensieri che avevano raccolto nella nostra cassetta speciale postale che è stata realizzata dalla professoressa d'arte della nostra scuola. E oggi dentro questo cuore alle sue spalle entreranno delle nuove parole gentili, dei pensieri, delle frasi. Sì, l'idea nostra è quella che bisogna sostenere questo movimento mondiale per la gentilezza, un movimento che è nato negli anni 90 in Giappone e da lì è stata istituita la giornata mondiale della gentilezza, che vuole essere un richiamo alla partecipazione di tutti per la costruzione di un mondo che abbia cura ed attenzione verso l'altro. E poi questo mino farà il giro delle scuole, una sorta di staffetta. Sì, è quello che è successo all'interno dell'Istituto La Pira Gentiluomo, perché abbiamo iniziato dalla scuola media e poi abbiamo visto come avere questo segno che richiama una precisa idea di comportamento era molto utile non solo per i ragazzi della scuola media ma anche per i piccoli dell'infanzia e della primaria, e così abbiamo fatto la staffetta all'interno del nostro istituto. Successivamente abbiamo pensato: ma perché non portarlo anche nelle altre scuole? E così negli anni, ora siamo 5 scuole e spero che saremo sempre di più.